Il principio è la fine. E la fine è il principio. Ieri, oggi e domani non sono consecutivi. Sono tutti collegati in un circolo senza fine. Tutto è collegato. La domanda non è dove, ma quando. Chiunque di noi tiene sempre un piede nell'ombra e l'altro al chiarore. Credevo di avere tempo. Perché lo dicono tutti? Come puoi averlo se il tempo stesso ti imprigiona? È come se il tappeto del mondo fosse un intreccio di fili infiniti, ognuno al suo posto. Siamo tutti alla ricerca del nostro filo di Arianna. Che ci mostri qual è la strada giusta. Che ci faccia da guida nelle tenebre. Chi di noi non vorrebbe conoscere il proprio futuro? Ho imparato che niente cambia. Che tutto resta uguale. Che l'arcolaio ruota. Giro dopo giro. Un destino tessuto insieme al prossimo. Un filo rosso come il sangue. Che intreccia tutte le azioni. I nodi non si possono sciogliere. Si possono tagliare. Lui ha tagliato il nostro con una lama tagliente. Alle sue spalle è rimasto qualcosa di intatto. Un nastro invisibile. Ma certe notti lui lo tira. Io mi sveglio spaventata, so che niente se ne va. Tutto resta immutato. Un'eterna danza che non avrà mai fine. Le tenebre calano su di me. Ombre sempre in agguato. La fine è vicina. Come egli un giorno scese nel labirinto, io ora scendo nel mio. Sono l'estremità di un filo. Passiamo la vita a chiederci dove ci condurrà il nostro viaggio. Ma se sapessimo come andrà a finire, prenderemmo le stesse decisioni oppure imboccheremmo strade differenti. Saremo comunque in grado di sfuggire al nostro destino. Oppure ciò che è dentro di noi, nel nostro profondo, ci condurrebbe alla stessa meta, come una mano invisibile. Che importanza ha quale strada scegliamo se alla fine del viaggio incontriamo sempre noi stessi?
Sic mundus creatus est. Il principio è la fine. E la fine è il principio.